siccome non funziona, lo apriamo. Non vede più la rete cablata. Questo è un access point ripetitore che uso qui in laboratorio. E siccome non funziona, noi lo apriamo. Io non penso che ci sia molto da fare. Credo che non sia riparabile, perché non potrebbe non essere una questione di condensatori, ma di qualcos'altro che adesso proveremo a vedere. Due viti TP-Link TL-VA730RE. Cotto dal sole, usato per un sacco di tempo. Penso che questo si debba aprire con l'uso del spropositato della violenza. Quindi proviamo a sbatterlo. Dopodiché, ecco, squartiamolo come si squarta un pollo. E già vedo tracce di, secondo me, acqua, umidità. Va bene. È uscito un tastino. Eccolo qua. È ridotto uno schifo. Oh, condensatore gonfio, attenzione, condensatore gonfio, quindi c'è speranza. Vedete? È gonfio. Non perdo tempo a misurarlo, caro Marco, che mi scrivi come fai a sapere che è guasto. Ma io non perdo tempo a misurare un condensatore gonfio, perché se è gonfio è guasto. Inoltre vedo dello schifo sui piedini. Vediamo se riesco a mostrarvi. C'è dello schifo. C'è del notevole schifo. Vedete lo schifo? Allora provvederò a rimuovere questo schifo, ma soprattutto provvederò a cambiare il condensatore. Per fare ciò accendiamo il saldatore, possibilmente collegandolo all'elettricità, spariamo la temperatura a palla e cerchiamo di vedere se riusciamo a cambiare questo condensatore. Allora, questo schifo di condensatore marca Liger 16 volt 470 microfarad. Quindi andiamo a cercare un condensatore simile. Anzi, prima proviamo ad accendere questo oggetto, magari col suo alimentatore. Ecco qua. Mentre che ci siamo, misuriamo anche l'alimentatore quanto tira fuori, perché questo schifo vorrebbe 9 volt. Questo lo mettiamo così. Allora, 9 volt. Vediamo questo schifoso quanto tira fuori. Accenditi, tester del cazzo. Vediamo. E lui mi tira fuori 9,61 volt. Direi ottimo. Va bene, quindi 9 volte ci sono. Io adesso accendo questo coso. Ecco qua. Si è acceso. Dopodiché devo dargli la rete, perché il problema è la rete. Quindi vado a cercare un cavo di rete che avevo sul tavolo, ma... Eccolo qua. Cavo di rete. Porta numero 2. Cavo di rete dovrebbe darmi attività. E io non ho nessuna attività, neanche sullo switch.
niente di niente, verifico, info, niente attività. Porta numero 2. Niente. Niente. Il niente. Va bene. A questo punto proviamo a cambiare questo condensatore e vediamo che cosa succede. Ho trovato un vecchio modem che ha dei condensatori. Qua ce n'è uno bello grosso e da 1000. 470, 25 volt, eccolo qua. C'è anche questo. E quindi adesso prendiamo questo condensatore, lo dissaldiamo con una violenza inaudita, sperando di riuscirci. Allora, il condensatore è questo qua. Io lo riempio di stagno. E poi dovrebbe venire fuori. Si muove. Cerco di tirarlo. Ecco fatto. 470, 25 volt. Ora il problema sarà, questa la possiamo rimettere nella cesta, sarà togliere questo e pulire i pin. Quindi proverò a fare la stessa cosa qui. La polarità, il negativo, il negativo è segnato bene. Quindi palla di stagno. Questa cosa è più moderno, infatti usa il maledetto stagno senza piombo, ROHS, e quindi è un po' più difficile scaldare. E bene, si muove, ottimo. Ah, è venuto via. Vedete che c'è, c'è come dello schifo sotto, quindi è fuoriuscito anche dell'acido, forse? Vedremo. Ora io adesso scaldo qua, pulirò questi fori utilizzando il metodo Stravinsky, quindi scalderò con lo stagno il saldatore, dopodiché sbatterò con violenza la scheda sul tavolo. Sì. Su uno dei fori ha funzionato, come vedete. Sull'altro no, perché è una massa, quindi è un po' più complicato. Ci possiamo riprovare, scaldare e sbattere. Quasi. Proviamo la trecciola dissaldante, se riesco a capire dove l'ho messa, perché io ho preso le trecciole dissaldanti, le avete viste nel mio video di unboxing, le trecciole dissaldanti, wow, adesso le apriremo. Una forbice arrugginita che non taglia, come potete vedere, '50 anni Spirig patented vacuumization wick manufacture, wow, Jesus. Allora, ed ecco la trecciola dissaldante, che altro non è che una semplice calza del cavolo, una calza del cavolo che ora noi proveremo con un goccino di questo meraviglioso flussante.
aerospace and military grade. Wow! AMSR o ASMR. Wow! Ok, apriamo. Sempre con... No, userò un'altra forbice, perché io qua colleziono forbici. Ecco, questa taglia. La plastica la gettiamo nell'umido. E qui abbiamo il flussante, che immagino si apra così. Interessante. Poi c'è un coperchio, che non capisco se vada tolto o meno. Forse devo solo ficcarci questo, o solo devo fare così. Come funziona questo schifo? Io non lo so. Io farò così. Appeso questo. Che è un tappo. E metterò questo, che è un ago, un nido. Dopodiché spremerò il flussante utilizzando questa combo. La metterò qui. Io schiaccio, ma non esce un cacchio di niente. Ah no, esce. Vedete, sta uscendo. Bisogna usare una discreta violenza, ma va bene, applichiamo una quantità di flussante. Questo lo mettiamo da parte. Ok, flussante messo. A questo punto, saldatore, alziamo la temperatura. E vediamo se... che profumo! Ha funzionato! Wow! È la prima volta che uso questo flussante e che uso la calza. Ha funzionato perfettamente. Ha pulito alla perfezione, quindi adesso io posso inserire il condensatore e risaldarlo. Questo è quello nuovo. Nuovo tra virgolette. La polarità è indicata così, negativo parte bianca, perfetto. C'è spazio per un altro condensatore in parallelo, ma io me ne sbatto. Questo però vuol dire che qui si potrebbe montare un 1000 microfarad all'incirca. Bene, montato, allargo i piedini. Non sto usando i guanti perché ho demolito parti di muratura e quindi ho le mani così. Mi pulisco sui pantaloni e saldo. A questo punto saldiamo il condensatore. Perfetto, la massa. Ok, io non credo che questo sia risolutivo, credo che continuerà a non funzionare perché, non lo so, ho questa impressione. Cerco un pennello e diamo una pulita. Pennello, ma sì, va bene questo. Via un po' di schifo, vedete c'è polvere. Ok, va bene, una pulitina qua gliela diamo con il pulisci cose.
Dovrei cercare i cotton fioc, ma non ce li ho. Ma comunque me ne fotto. Va bene. Dichiaro questa saldatura perfettamente pulita. Me ne frego. Va bene così. Dopodiché una pulitina qua gliela do. Ok, cambiato il condensatore, non indagherò qui sotto e il tempo di farlo asciugare un attimo e lo proviamo. Questi penso che saranno buoni, anche se la marca è dubbia. Ok, vogliamo accendere? E accendiamolo. Acceso, colleghiamo la rete e vediamo che fa. Ta-ta! Attenzione, no, non è la rete, mi sa che la rete è proprio bruciata qui. Niente rete. Vediamo qual è il LED della rete. Power System LAN, VLAN e non si sa. Power System LAN, LAN è questo. E LAN non si accende. Questo LAN non si accende. Quindi probabilmente è bruciato questo, questo transceiver che fa passare la rete e la fa capire a lui. Potrei trovare uno di questi? Chi lo sa? Mi pare difficile. E niente, io riesco ad entrare nell'access point, però non c'è rete. Non c'è rete, non vedo nulla nei log. La access point funziona. Vediamo un po' se lui pinga. Niente. È diventato introverso. Non vuole parlare più con nessuno, questo access point. Che peccato. Si sarà emozionato e quindi non parla. Ora mi servirebbe uno di quei chip. Squartiamo altre apparecchiature. Questo sicuramente è troppo nuovo, è un fast gate della fast web e quindi no. Però questo, che è un cesso a pedali, cosiddetto cesso a pedali Alice, che non si può riflesciare, perché questa è la versione che non si può riflesciare, quindi no, non lo posso usare al posto di questo, forse. Questo, oddio, potrei usarlo come access point, vediamo. Intanto vediamo se si accende con l'alimentatore del TP-Link. Scommettiamo di no. Si accende, no. Non ce la fa, a meno che non sia guasto. Dovrei trovare un alimentatore a 12 volt. Questo in me genera un fastidio esponenziale. Vediamo cosa ci abbiamo qua. 12 volt, ma guarda che culo. Oh, bene. Dato che questo è 12 volt, lui vuole 15 volt, vabbè, da 12 a 15 se lo fa bastare, eh? Non deve rompere il cazzo, Alice di merda. Tieni. Oh. LEDino acceso, acceso male. Chissà, magari deve partire.
O magari questa cosa non funziona. Allora, mentre lui sta lì e si brucia, io cerco un 15 volt, ma non credo di averlo. Alimentatore. Se questo va bene, io glieli do dall'alimentatore 15 volt. Questo va bene. Ora, quale sarà il positivo e quale sarà il negativo? Ma soprattutto, riusciremo a dar fuoco a questo oggetto? Quindi ora io qua ho una tacca bianca su questo filo, in teoria dovrebbe essere il positivo, e poi ho questo cavetto che è tutto nero, in teoria dovrebbe essere il negativo. Verifichiamo. Allora, tacca bianca, connettore, positivo, perfetto, va bene, quindi questo è il positivo. E quindi alimentatore DC power supply, facciamo il collegamento proprio brutale ficcando questi nell'alimentatore, positivo, negativo, accendiamo l'alimentatore, io gli do il massimo che tira fuori questo alimentatore, che dovrebbe tirare fuori 15, invece tira fuori 12,83. Proviamo. Stessa cosa, LED scarico. Ok, lui vuole 15 volt. Cambiamo alimentatore. Proviamo questo qua. Abbiamo positivo, sto cambiando alimentatore, sto ficcando dentro un altro che non so se tira fuori la quantità di corrente necessaria. Misuriamo cosa viene fuori da questo alimentatore in questo momento. Viene fuori un cazzo. 19, 19 è un po' troppo, abbassiamo. Scusate, io qua sto muovendo 15 volt, lui vuole 15, io ne do 15 e mezzo, tiè. Ora o ti accendi o te ne vai a fanculo, Alice, ficco e tacchete, assolutamente niente. Ok, non ce la fa come amperaggio? Già, perché? Perché sono un coglione, perché l'alimentatore è limitato in corrente. Sto usando questo. Quindi adesso rimisuro, perché ho toccato 13 e qualcosa. Va bene, andiamo a 15,32? 15,23? No. Io gli voglio dare 15 e mezzo. Falsi contatti. Niente, non riesco. Vediamo se gli ficco questi dentro. No. Devo collegare questi, non ci sono cazzi. Ecco cosa sto facendo. Sto facendo questo. Poi li butto qua in modo che tocchino tra loro. Rimisuro questo cazzo di connettore. Ottengo 15,99, abbasso leggermente. Oh, va bene così. E sparo a 2 ampere.
15,60, va bene, vaffanculo. Ora o ti accendi o bruci. E vediamo subito. E non si accende. Niente. Questo alimentatore ha qualcosa che non va. Io ho già il cazzo spaccato. Allora, questo coso con 12 volt non ci sono cazzi, si deve accendere. Perché non gliene servono 15. E ve lo dimostrerò aprendolo. Quindi, o è guasto, visto che viene dalla spazzatura, diciamo così, o è guasto. Perché dentro ha dei regolatori di tensione che sono molto, molto tolleranti. E 3 volt sull'alimentazione da 12 a 15 io dubito che sia un problema. L'ho già acceso con 12 volt. Uno stronzo del genere l'ho già acceso con 12 volt, però lui fa cose strane. Mi ha acceso questi, quindi se si aprisse, ecco qua, qui abbiamo l'alimentazione. Ecco la beltà del router Alice. L'alimentazione entra qui, passa attraverso questi filtri, è ben fatto, devo dire. E dopodiché arriva al regolatore di tensione, che è questo. Il regolatore di tensione mi dovrebbe tirare fuori qualcosa che adesso proveremo a misurare. E proviamo a misurare, vediamo che cazzo succede. Può essere anche l'alimentatore che sia guasto, eh? A questo punto tutto può essere. Una massa, mi dai una massa? La massa la becco su questa piazzola di condensatore. Vediamo cosa esce da qui. 5,1 volt, come vedete le alimentazioni ci sono. All'altro capo del condensatore ho 11,39 volt, quindi ho la 12 e ho la 5. Quindi questo router ha qualche problema. Avrà il problema che probabilmente è scoppiato. Vediamo se trovo dei danni visibili. Comunque a me serve uno di questi. Quindi ho deciso di non perdere tempo e di fottermene e di smontare, buttando queste plastiche inutili. Queste le butto nel vetro. Adesso smontiamo anche questa scheda e vediamo se riusciamo a estirpare questi integrati qua. Ok, scheda estirpata. Queste antenne, se riesco a smontarle da questa sbarretta, magari questa sbarretta con un po' di violenza viene via. Ecco, esatto. E così ho recuperato antenne con connettori, mentre questi pezzi di plastica vanno nell'umido. Ora, cavolo, qua di saldare sti cosi è un macello, perché qua hanno tutta la pedinatura, mentre qui... Ah no, qui anche hanno tutta la pedinatura, ci sta che siano compatibili. Cerchiamo online le sigle e vediamo se sono compatibili. Il pinout non c'è, cioè di lui c'è, ma di questi no. Quindi io ho deciso che me ne sbatto e dissaldo con la violenza. Dissaldo questi per vedere se riesco a trapiantarli. E io ho il sospetto che siano tutti più o meno uguali. Ma ci vorrebbe una pistola ad aria calda, che non ho. Ora proverò il miracolo della calza dissaldante.
Vediamo se riesco a dissaldarli con quella. Intanto applico dello stagno col piombo, respirandolo. Ah, che bontà! Ok, stagno in accesso, via. Ok, ma sì, mettiamo anche il flussante, facciamo le cose come si deve. Ok, flussante messo, visto che ce l'ho, lo uso. Se no, che cazzo l'ho comprato a fare? Trecciola dissaldante. E vai, vediamo. Mentre il tester si lamenta. Va bene, spegniti e vaffanculo, tester di merda. Ok, io adesso qua interrompo perché non è che potete stare a vedere qua mentre io bestemmio. Allora, io non so se ce l'ho fatta, ma la trecciola dissaldante sembra aver fatto un lavoro ottimo. Io adesso proverò a muovere i piedini, a distaccarli. Beh, una buona parte si muovono. No, non tutti. E niente, ci vuole per forza l'aria calda qua, perché questo coso non accenna a muoversi. Aria calda che non ho, niente da fare, ho insistito ma disastro. Ci vuole per forza la pistola del cazzo ad aria calda. E adesso abracadabra, vaffanculabra. Oh, adesso si lavora un pochettino meglio. Attenzione, stazione ad aria calda. Vediamo innanzitutto se sono capace di usarla, perché non la uso da un po'. Teoria, io sparo l'aria calda, la sparo a circa 400 gradi perché me ne sbatto. Vediamo un po' se riesco a dissaldare. Forse dovrei mettere il flussante. Vediamo, mettiamo il flussante. Questa volta dissaldiamo l'altro chip. Intanto la stazione va in temperatura e noi siamo pronti per fare il macello. E voilà! Forse possiamo avvicinarci un po'. Ecco, così facciamo veramente danno. Non vedo assolutamente liquefarsi lo stagno al piombo, maledetto RoHS senza piombo al piombo, con il piombo senza piombo. Questo stagno maledetto cinese è duro come la pietra. Anzi, è duro come la pietra. Ma noi insistiamo perché non ce ne fotte un cazzo di questa scheda e quindi la possiamo bruciare senza pietà. Cosa che faremo? Brucia, brucia, ecco, vedi, bruciando la scheda, questo oggetto forse viene via. Ecco fatto, finalmente lo abbiamo dissaldato. Ok, ora sarebbe bello fare questa cosa, ma in modo non invasivo, su questo. Però questo ha solo pochi piedini.
E allora ci proviamo, però abbassiamo la temperatura un poco, la metto a 380, ci metto il flussante? No, non ci metto il flussante, su questo ci metto prima dello stagno nuovo. Ed ecco come sfasciamo definitivamente questo router. E purtroppo ho la telecamera in mezzo al cazzo e non so come metterla. Va bene, la metto così. E c'è sto tubo in mezzo che è l'aria calda. Vediamo se riesco a fare poppare fuori questo. Questa cosa non poppa. Invece poppa. È poppato a terra. Bene. Ora posso completare con la cecciola dissaldante. Con la cecciola. Posso pulire il macello. Molto bene. Cecciola dissaldante semplicemente spettacolare. Cioè, guardate che roba. Ho pulito perfettamente. Così ora in teoria, se mi ricordassi la polarità, potrei popparci dentro questo. Allora, questo era dentro così. E quindi questo lo metto dentro così. Diamo una pulita. Io so già che non funzionerà, che non funzionerà niente, telecamera bastarda. Una pulita ai piedini. Praticamente perché lo faccio? Ma non lo so, per prova, per gioco, per divertimento. Entrassero sti pin del cazzo. Oh, non vogliono entrare. Che sono diversi? Piedinatura diversa, stai a vedere. E infatti, sono chip completamente differenti. Quindi ho fatto tutto questo per niente. Anzi, per niente. Ho misurato questo. In base a questo. E le misurazioni che ottengo sono coerenti, quindi probabilmente non è neanche lui il problema. Quindi io glielo rimetto. Eh già. Probabilmente questa cosa è semplicemente andato, ha tirato le cuoia. Comunque non lo so, vorrei cercare i ricambi e provare questo qua, ma... Perché tutti i fusibili sono a posto, tutti i condensatori SMD sono a posto, io non vedo nulla di... Cioè, se fosse un problema di CPU o di RAM, lui darebbe i numeri, invece non dà i numeri, funziona. Le tensioni sono buone, escono perfettamente, solo che non vede la rete, non sente la rete, non gli arriva la rete, non parla la rete, non dice la rete, rimane zitto, muto come un deficiente, un cretino. E quindi sta lì e non fa niente. Non riesco veramente a trovare nulla che non vada qui sopra. Tutti questi fusibili da zero sono ok, sono intatti. Io blamo lui, lo blamo.
io lo blamo. Questo fusibile è a posto. Però, boh, l'ho misurato, sembra quasi ok. Bah, che dire? È venuto il momento di usare qualcos'altro. Ma cosa c'è qui? Vedo dell'ossido. Zoomiamo. Vedo. Vedo dello schifo su questi tre piedini. Vediamo se c'è dell'altro schifo. No, qua sembrano a posto. E poi c'è la parte qua sotto, vabbè. Quella non si vede, anche se vedo che c'è un... No, vabbè, quello è un pelo del pennellino. Va bene. Ci ho provato, che dire, ci ho provato e penso che sostituirò questo pezzo con questo. Eppure questa cosa dovete vederla. Perché io mi sono detto, ok... Attacco questo Huawei, lo prendo e lo collego al posto di quello là e vaffanculo, va bene, colleghiamolo. Niente. Allora mi sono detto, vabbè, aspetta, proviamo l'altra porta. Niente. Ma aspetta un momento, perché la 7 me la dà accesa che non c'è collegato niente? E comunque qui non vedo niente. Allora facciamo questa prova. Stacchiamo questo e attacchiamoci lui. Ed ecco che si è acceso. Eppure qua. Questo vuol dire che una sola cosa, che questo D-Link di cui ho fatto un video che avevo riparato, e in realtà non ho riparato, è stato buttato perché tutta questa sezione qua non funziona. Quindi io ho smontato il router là per nessun motivo, perché il router funziona. Quindi io posso solamente, in questo caso, bestemmiare il... Quindi ora qua si tratta di risaldare questo che funziona, abbiamo capito, perché non c'è motivo che non funzioni. Quindi io l'ho messo qui, ora gli darò dei punti di saldatura. Con molta tranquillità ho perso 2 ore, appresso un non problema. Perché giudicavo funzionante quello switch, quando invece non funziona. Intanto voi godetevi l'arte della saldatura. Ecco, vediamo se non cade il telefono, magari riesco a farvela vedere. L'arte della saldatura. Stagno rigorosamente al piombo. Va bene, potevo fare di meglio, quelle sono inutilizzate, quindi le lascio così. Vaffanculo. Stiamo richiudendo questo meraviglioso oggetto, che comunque un problema ce l'aveva, il condensatore gonfio, quindi qualcosa abbiamo risolto. Lo richiudiamo con una violenza inaudita.
E giusto perché ci siamo, guarda, rimettiamo le viti, anche se... Ma sì, dai, rimontiamo anche le viti. Ecco qua. Trovassi il cacciavite elettrico, userei quello, ma invece faccio a mano, così mi spacco i cosiddetti. Ecco fatto. Rimettiamo l'antenna. E ricolleghiamolo questa volta a una porta. Andiamo a vedere il suo alimentatore, è questo qua, cavetto qui, alimentatore, va bene, questo lo leviamo dai cosiddetti, ecco, questo lo togliamo dal DIC, mentre lui lo rimettiamo dove era, lo colleghiamo alla rete con il suo cavetto di un tempo che fu, questo, lo rimettiamo qua sopra, se per sbaglio si spegne questo server io divento una bestia divento, ok, questo lo colleghiamo qua, lui si accende, il che è sempre una cosa buona. E ora io lo collego qui, alla porta numero 13. Ed eccolo collegato. Quindi, come dicevo, maledetto che non si è chiuso bene. Vabbè, poi lo chiudiamo. Lui ha sempre funzionato. L'unica cosa che non funziona è questo gigabit switch che io pensavo a posto, di Link Green vaffanculo, che ora a questo punto toglierò, sostituirò di nuovo con un 100 megabit. Che ho da qualche parte, va bene, lo troverò, e a questo punto questo video di totale fallimento e devastazione umana finisce qui. In definitiva, che cosa ho fatto? Ho configurato questo come un access point e l'ho collegato al posto di quello che dovevo riparare, che non serviva a ripararlo, ma che comunque ho riparato perché il condensatore era guasto, perché così questa parte non la uso vaffanculo, ma uso le quattro porte dietro, me ne serve una per lui, e quindi ciao vaffanculo. Comunque non tutto il male viene per nuocere. Adesso ho il tavolo un po' più sistemato, ho le apparecchiature messe meglio, sto finalmente usando la stazione d'aria calda e ho provato la meraviglia di questa trecciola dissaldante, la gioia di questo flussante spettacolare e il tripudio di dissaldare componenti utilizzando saldatori. Quindi grazie a questo router e a questo maledetto switch che... è lui il problema? Beh, abbiamo imparato qualcosa. Abbiamo imparato che bisogna prima verificare bene le cose, prima di metterci le mani, perché sennò perdete solamente tempo.